signor Crespi, c'è posta per lei. Durante la lavorazione della mia fiction, vado alla tavolinaria, trovo una busta con due colpi calibro 9. Gennaio 2007, due proiettili, l'inizio della fine della sua brillante carriera di attore. Dal salotto di Domenica Live, Lorenzo Crespi risale alle origini di quello che a suo dire è il complotto di cui è stato vittima in maniera strisciante negli ultimi 10 anni della sua vita. L'attore aggiunge particolari inediti al racconto già noto sull'intimidazione subita quando alloggiava all'Hotel Santa Lucia di Parghedia, lungo la Costa degli Dei, durante le riprese della fiction Gente di Mare. L'intimidazione venne subito denunciata ai carabinieri. Lorenzo Crespi immediatamente scatta la base dei cacciatori di Vibo, Calabria. Io immediatamente vengo preso, caricato su una camionetta e trasferito in base dei cacciatori, miei fratelli cacciatori di Calabria, comandati dal colonnello Massimo Deiana. Io inizio a vivere là dentro col terrore. L'attore, rivolgendosi a Barbara D'Urso, racconta che sarebbe stato protetto addirittura dall'elite dell'arma specializzata nella cattura dei latitanti e che sarebbe stato camuffato da testa di cuoio dei carabinieri ogni qualvolta doveva partecipare alle riprese della fiction, accompagnato perfino da un elicottero a 10 metri d'altezza. Dopo 3 mesi dei proiettili, l'addio alla produzione Rai. Io non ce l'ho fatta più. A marzo ho scritto una lettera e ho detto: non è giusto, io faccio l'attore. Non c'entro niente con i vostri impicci, non posso morire per un film. E me ne sono andato a casa. Una fiction già al centro di inchieste giudiziarie e di interrogazioni parlamentari, infiltrata dall'Andrangheta, diranno i rapporti della squadra mobile di Vibo Valencia. Le sue troupe alloggiavano al Blue Paradise, quello di Nicola Comerci, ritenuto legato ai Mancuso e ai Piromalli. Lo stesso villaggio che negli anni 90 sarebbe stato teatro di Summit, di 'Ndrangheta e Cosa Nostra. Poi, tra la prima e la seconda serie, la gestione della fiction cambiò e attraverso due proiettili all'attore protagonista, l'Ndrangheta fece intendere che non gradì. Fu questo a segnare la fine della carriera di Lorenzo Crespi? Questo l'origine del complotto? Più che un affare da riviste patinate e salotti TV, appare una vicenda da magistratura antimafia. L'Ndrangheta aveva colpito me per non colpire loro. Da Vibo Valencia per la Cinus 24. A marzo ho scritto una lettera.